Ragazzi, benvenuti e bentornati su Dark Souls 3. Allora, si continua a questo punto. Niente, io ogni volta che inizio a registrare ci deve essere sempre un picco di lag incredibile da qualche parte. L'idea di continuare a esplorare le prigioni di Irithyll, perché le abbiamo quasi finite, in teoria. Abbiamo trovato una chiave che dobbiamo utilizzare, dobbiamo capire dov'è che vada utilizzata. Oltre a... cioè, in realtà ne abbiamo trovate due di chiavi. Quindi... dobbiamo capire. Allora, innanzitutto qui... Madonna mia. Se non sbaglio, quella lì in fondo si apre? Madonna mia. Tu sei il bastardo che ci ha buttati di sotto, mi sa. Guarda la merda che c'è qui. Ce ne dovrebbe essere un'altra. Dai, dai, vieni, vieni. Perché la vita ancora non mi si recupera, madonna? Oh. Che cazzo è mo lui? Dove è spuntato? Anzi, da dove sono spuntati? Mortacci tua, oh. Via. Allora. Ce ne sono altri? No. Ma no, questa sì, si poteva aprire in modo da accedere alla... capitale profanata. Se non sbaglio. No. Si accedeva all'oggetto che sta qui. Anello del drago ruggente, che non ci serve perché mi sa busta le magie. Poi sono solamente stregonerie. Quindi no, non è qui che dobbiamo andare. Però ci conviene tornare indietro da qua. Mamma mia. Palestriere di merda. E che... ok. Poi, torniamo indietro. Perché oltre alla chiave dell'evaso, che è questa che abbiamo appena utilizzato, abbiamo la chiave della vecchia cella. E noi dobbiamo andare in questa vecchia cella. Dobbiamo trovare questa vecchia cella, perché c'erano delle porte, delle celle che non potevamo aprire, se vi ricordate. Madonna. Dove? Ok. Inoltre noi dobbiamo pure continuare a esplorare la zona di sotto, che... io mi sono fermato l'ultima volta, non sono andato avanti, che vi avevo detto che c'erano un bel po' di carcerieri in quella zona lì. Spadino del Cocige. Ok, grazie, ma non ci serve. Ecco, tipo quella cella lì. Tra l'altro qui tocca fare una fuga perché ce ne stanno tre di carcerieri lì. Non si apre da questo lato. E ora... ora dobbiamo fare molta attenzione. Certo, se fosse un minimo più intelligente... che palle. Noi neanche abbiamo la brace. Tra le altre cose. Allora, rusciamo, corriamo e ce ne andiamo di sopra.
Tanto loro non dovrebbero seguirci, dovrebbero rimanere lì. Infatti. Allora, da che lato siamo? Siamo dall'altro lato, sì. Qui le avevamo aperte tutte le celle. E ok. Poi. Là, credo che le abbiamo aperte tutte. Lì siamo andati. Non siamo andati di sotto, però. Aspetta. Andiamo a fare fuori lui. Ok. Poi. Morite voi, per favore. Non credo serva ucciderli loro, ma vabbè, pazienza. Ormai ci siamo. Niente secret. Che poi li chiamo secret, ma questi si giocano ad Isaac. Andiamo dall'altra parte, allora. Dobbiamo andare di sotto da questa parte qui. Quella è chiusa. Madonna! Mi ero dimenticato. È vero che lì c'è la porta della cella. Ora, se non si apre quella, perché dovrebbe aprirsi questa? Infatti. Ok, questa non si apre, ma era l'unica che non si apriva? Qui sotto? Mi sa di sì. Oh. E allora, ragazzi, l'unica parte che ci resta da esplorare è quella più in profondità. Questa poi è una shortcut. Cioè, funge da shortcut, quindi ottima come cosa. Da qua dove si arriva? Meglio non cadere qua. Meglio di no. Allora, proseguiamo. Torniamo nella zona dove c'era il gigante. Che prima o poi dovremmo uccidere, però, vabbè. Per il momento va bene pure che rimanga in vita. Non è una priorità ucciderlo. Poi. Dobbiamo tornare dove c'era. Dove c'erano i genitori di questi ratti qui. E ho sbagliato fiaschetta. E sono un cretino. Mamma mia, ho parato in tempo con lo scudo. Dai, dove sono tutti gli altri? Eccoli. Madonna mia. Ok. Poi. La zona è quella di qua. Mi sa che non mi conviene utilizzare le piromanzie qui. Oh, nel salto che ha fatto! Non vedevo un cazzo, non vedevo. Oh. Siamo di nuovo qui. Io non so dove siano le mie anime, però. Ah, stanno là. Ok. Allora, con calma. Vediamo se riusciamo a tirarne uno per volta. Non credo. Non penso proprio. Ma erano una minchiata. Ok. Mo' arriva la parte difficile. Questo non era niente. Cioè, guardate quanti sono. Poi stanno facendo tipo la processione. Vado un attimo di qua. Vediamo.
Che non me la ricordo sta zona. Ah, Gesù. Vedere il torso di drago. È il momento di drago. Dopo andremo a prendere quell'oggetto lì. Ah, e abbiamo aperto l'altro shortcut. Perfetto. Tanto c'era un'altra pedana come questa che non abbiamo esplorato, che non mi ricordo neanche dove si trova. Lama del fulmine, minchia. Solo che noi non possiamo metterci qui a meditare perché non conosciamo la cosa. Cioè, in teoria per metterti qui a fare... Aspettate. Dovremmo conoscere tipo la cosa del drago, no? La meditazione del drago, no? Questa posa qui, comunque. E non mi ricordo dov'è che si trova. Però non fa niente. Forse è qui. Vediamo se riusciamo qua. Via. Non mi guardate. Oh, questa sta arrivando. Si è fermata. E una è andata. Sarà un po' lento il procedimento, ma oh, finché non moriamo, meglio così, no? Mancano loro. Intanto vediamo qui chi e cosa c'è. Dio mio. Oh. Stardo, mi ha vomitato la merda. Qui ce n'è un altro. Ok. Quale tempi illusoria non c'è. E vai, tutti e due l'abbiamo attirati. Vabbè. Scusa. Voglio riprovare a usare questa. Ogni tanto usiamola, che è pure figa da vedere. Carbone profanato. Questo... Questo sarà utile. Per le infusioni. Non so quale infusioni permetta di fare. Allora, piano piano, dove sono? Tutti. Sono lì. Una brace. Grazie. Ok. E intanto una è andata. Sono qui. Oh. Proviamo. Quante ne mancano? Il saldatore ci ha dato. Se mai ci fosse qualcosa da saldare. Mi sa ne manca uno. No, morti tutti. Ok, è stato più semplice del previsto.
No, ne manca uno allora, vedi? A posto. Gemma semplice, grazie. Qui c'è qualcosa? È chiusa. È lì che c'è la strega. Com'è chiusa? Perché non abbiamo la chiave? Dove si trova la chiave? Cazzo. Via. Gesù! Oh, è incazzatissimo lui! E che gli hanno fatto? L'hanno rinchiuso. Solo che non c'è niente qui. Parete illusoria per andare dalla strega? No. Il senso allora? Vabbè. Esploriamo tutto. Io mi ricordo che la chiave c'è. C'era. Ceri Xanthus. O Xanthus. Porco! Anello della principessa Dusk. Cosa fa? Riduce il consumo di punti e abilità degli incantesimi, ma diminuisce i punti vita. No, grazie. Per ora non ci tengo. Tra l'altro non abbiamo la brace, ma abbiamo già un bel po' di punti vita. Mostro più avanti. Sta attento a trappola. Nemico più avanti. Ok, sì, sta respirando. Scusate se non mi fido, ma l'ultima volta non mi sono fidato e è andata malissimo. Tra l'altro, quindi dovrei stare solo che zitto. Aiuto! Nonna mia. Usciamo da qui, per favore. Grazie. Basta piromanzia. Ok. Cosa avevi? Ci ha dato il simbolo dell'avarizia, buono. Due scaglie di titanite. Che cazzo. Al simbolo dell'avarizia. Ci consuma la vita quando lo indossiamo, ma ci aumenta la probabilità di trovare oggetti. Se non sbaglio. Drop dei nemici. Quindi, nel caso dovessimo metterci a farmare qualcosa. Questa non l'avevamo presa? No, più che altro qui ci siamo stati. Sì, è dove c'erano i topi. Ok. E no, non è possibile che abbiamo esplorato tutto, scusa. Lì è dove è rinchiusa lei, ok. E dobbiamo trovare la chiave. Si può andare più avanti, mi sa che si arriva alla capitale profanata. Andiamo. Qualche parte troveremo qui la chiave, magari. Osserva attentamente. Io mi ricordavo che in questa zona c'era qualcuno che ci lanciava delle cose. Mi sa che è lui. Ho paura. Tanto qui che cosa c'è? Grande anima di guerriero sfinito, addirittura. Quindi dobbiamo correre. Fallo più avanti, ma stai attento al nemico. Ah! No, non ci lancia le cose, scende il gargoyle qui. Gli farò qualcosa? Non penso. Faccio pochissimo. Scendi da questo ponte perché io non voglio combattere lì. Ma proprio per niente.
sono proprio andato addosso al colpo. Merda. E fammi arrivare almeno al falò, Cristo. Ma com'è che lo prendo sempre il colpo? Via. Ok. Che poi lui usa le ali come scudo. Bellissimo come nemico. Allora, andiamo al falò, per favore. Voglio almeno arrivare lì. E il problema è che poi noi dobbiamo tornare indietro. Una volta arrivati al falò. Il falò si trova lì. E non mi ricordo neanche come ci si arriva lì. Noi possiamo scendere di qua. C'era anche la scala, ma... pazienza. Qui dove si va? Ok, per il falò c'era la scala. Meno male. Quell'oggetto non so come si prenda. Forse cadendo da lì. Stiracchiati e scheggia addosso di non morto. Bene. Qua sotto. Oddio, me la ricordo sta zona. Cioè, me la ricordo nel senso che... ricordo che non era molto semplice. Allora, intanto accendiamo il falò. Ci riposiamo anche. Così stiamo tranquilli. E... ah, proviamo a prendere intanto l'oggetto che sta qua sotto. Non credo che lo raggiungeremo così. No. Infatti. Forse dall'altro lato. Ecco, intanto io volevo andare a esplorare qui per vedere che... zona fosse questa invece. Ci sono delle statue. Cos'è? È un cannone o un'enorme bacchetta magica? Bacchetta magica o catalizzatore, insomma. Non penso che con un salto riusciremo ad arrivare lì. Non penso proprio. Quindi evito. Eviterò di saltare e morire, perché tanto lì si muore e basta. Zona piena di oggetti che non si possono raccogliere, almeno per il momento. Oh cazzo. L'abbiamo staggerata addirittura. Bene. No. La gente da cosa si stava difendendo qui? Esattamente. Madonna mia, ragazzi. Molto suggestivo come posto. Disgrazia più avanti. Proviamo ad andare di qua, anche perché è l'unica zona per adesso dove possiamo andare. Lì c'è un buco. Cos'è questo suono che continuo a sentire? Ok. Titanite scintillante. Mi sa che sono di sotto. Ecco, evitiamo di finirci di sotto, ma... scatto richiesto dopo.
Ma il guarda il bastardo, cioè. Ti dice anche di correre, così almeno non ti accorgi del buco. Qui bisogna fare attenzione. Moneta d'oro ruggine. Io però voglio finirci là sotto. Perché vorrei capire cosa c'è. Forse però c'è un altro accesso. Oh madonna. Ah, qua dentro mi sembra ci fosse un falò. Non vorrei dire minchiate. Però io mi sto perdendo così. Cioè, è meglio seguire un path oppure... Perché io non mi ricordo esattamente se c'è il falò. Mi sembra di sì, però. Allora. Piano piano. Liberiamoci questa zona da loro. Ah, ecco perché abbiamo trovato il muschio purpureo. Che palle. Madonna mia. Ok, quanto muschio purpureo. Ah, ce l'abbiamo un po'. Andiamo sull'altra sponda. Pietra purificante. Che non mi ricordo cosa facesse. Lì c'è un oggetto che dobbiamo andare a prendere. Ci sono anche dei nemici, ma... Sti cazzi. Ah, non siamo avvelenati, siamo intossicati. E che cambia? Mi ha visto? Sì. Se viene, magari. Gemma velenosa. E magari c'è la chiave qui. Non credo, eh. Anello delle maledizioni. Allora, usciamo di qua, per favore. E non ricordo... Perché qui ci sono due vie. Una lì e una qua. No, perché qui non si può passare. Sì che si può passare. Però mi sa che dentro c'è gente. Pietra purificante. E la pietra confessionale. Senti il rumore che... C'è qualcuno qua dentro. Che cazzo mi ero dimenticato di questi qui. Ah, mi sa che l'intossicazione non fa... Sì, fa danno comunque, ok. Cioè fa danno, ma pensavo che tipo fuori dalla pozza di veleno non lo facesse, di materiale tossico non lo facesse, invece lo fa. E come se lo fa? Allora, passiamo da sopra. Che mi sa che è meglio, va? Però io mi ricordavo un falò. Quindi o mi ricordavo male, cosa molto plausibile, oppure c'è, ma sta avanti. Prima di entrare qui, andiamo un attimo qua. Chi è mo lui?
merda! Poi ci destabilizza un po'. Cioè, ci... Vabbè. Avete capito. Ci tocco solo le piromanzie, perché sennò è la fine. Merda! Oh, vabbè, che culo! Oh, oh. Non mi cadere sopra, non mi cadere sopra. Beh... Tanto o mi ammazzava lui o morivo io. Ma che cazzo di zona è? Ma soprattutto lui che nemico è? Esattamente. Dobbiamo per forza... No, dove vado? No, 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 mica di qua. Sono scemo. Mi sa dobbiamo metterci la brace. Perché altrimenti... Non ne usciamo. E... Dov'era di qua? Io non vorrei... Vorrei evitare di parlarne. Vorrei proprio evitare di parlarne... Di parlare di quello che è appena successo. E... andiamo avanti. Ma se lo skippassimo il gargoyle? Hm? Che per qua sopra ci siamo andati? Ah, dopo aver recuperato queste zero anime. Non ci siamo stati. Ah, ecco come prendere l'oggetto. Minchia. Oh. Occhio che questo è un oggetto che rompe il gioco, eh. OP. Via. Non penso possa entrare di qua. Evitiamo di cadere di sotto. Ed eccoci qui. Non era tanto difficile ritornare qui senza morire. Vero Lorenzo? Però no. Noi dobbiamo morire perché... Altrimenti non siamo contenti. Dobbiamo tornare lì. O lì. No, lì dobbiamo tornare. Ecco, non ci facciamo intossicare. E usiamo la brace. Perché altrimenti quello ci fa il culo. Non che... Cioè, non cambierà niente. Però almeno abbiamo un attimo un po' più di vita. Potremmo anche scegliere... No, perché se lo sconfiggiamo possiamo prendere quell'oggetto lì. Magari è la chiave che ci serve. Allora, intanto mi metto la sfera di fuoco. Madonna mia. Mi sembrava troppo facile. Ok, no. Era una minchiata con le piromanzie. Però vabbè, non sapevo come affrontarlo prima. Pergamena di Logan.
Lugan, già ho sentito questo nome. A parte il personaggio del... il protagonista... cioè, il protagonista. Senti, che cazzo dico. Il nostro personaggio sulla serie di Dark Souls 2. Tanto più salto richiesto... Oh. Vabbè. Ah no, è Ira degli Dei. Quello è un Mimic. Allora... abbiamo il vantaggio di essere in auto. Non gli togliamo un cazzo. Poi... ma se lo lasciamo stare, rimaneva a dormire? Ma proviamo ad affrontarlo, dai. Tanto peggio di così. Bene, abbiamo fatto il sanguinamento. Non mi sembra sia molto resistente al sanguinamento. Anche perché è nudo. Infatti bastano 3 colpi e gli facciamo il sanguinamento. Tiè. Aia. A posto. Ok, pensavo peggio invece. Ah, grazie. Grazie per gli escrementi. Stregone di corte. Mi devo anche curare. Aspetta, eh. Sì, perché mi aspetta. Poi se glielo dico sicuramente mi sente. Via. Mamma mia. Ok. Dai, che sta andando bene. Un'altra volta simbolo dell'avarizia. Catalizzatore di Lugan. Tiè. Il simbolo dell'avarizia non ha un drop rate così alto, eh. Beh, è anche l'ennesimo mimic che uccidiamo, quindi comunque ci sta che ce l'abbia droppato finalmente. Lo aggiungerei. Poi dobbiamo andare di sotto, perché quello che è rossa sta di sotto lo dobbiamo uccidere. Poi... ciarpame, grazie gioco. Ecco l'oggetto che stava qui in bella vista. Inutile. Che si tratta di tesoro? È inutile. Ma che cosa? Cioè questa stanza è inutile? Boh. Credo che però... di aver svegliato qualcuno. Che prima sentivo passi. Vabbè. Qua sopra però non siamo andati. Non ci siamo andati, quindi... vediamo cosa c'è. Non sento bei suoni. Siamo tornati alle prigioni di Irithyll. Orda nemica più avanti. Chiave più avanti. Bene. Oh cazzo. Merda, merda. Quel cazzo di saldatore. Bastarda. Che poi io gli attribuisco il sesso femminile, non so per quale motivo. Cioè mi sembrano visivamente delle donne, forse per via delle maschere. Allora, poi perché non le vedesse prima non lo so.
Un occhio qui al gigante. Io so che qui appena prendo questo qui succede qualcosa. Chiavi del carceriere. Quindi queste chiavi aprono tutte le celle. Tra l'altro noi dobbiamo trovare anche Sigvard, perché si trova in questa zona qui. Ah, vedi dove siamo? Sapete che mi sa che mi butto qui? Vi spiego perché. Perché ritorniamo in quella zona in cui c'era quella pedana, quell'ascensore, che non abbiamo preso. Se non sbaglio dovrebbe stare qui, credo. Però prima di andarci io vorrei andare al primo piano. Ad uccidere quegli abomini. Allora, lui non dovrebbe. Infatti. Poi quanti sono? Uno, due. Due. No, sono di più. Uno, due, tre. Uno è sveglio. Gli altri si svegliano se ci passo tipo vicino? No. Dove vado? Merda. Dai, ti manca un colpo. Oh. Eleonora. Ma che è sta arma? Ma è bellissima. Pietra purificante. Eleonora. Tiè, guarda. Ma è fighissima quest'arma. Non l'avevo mai trovata. Oh oh, si è svegliato quell'altro. Cazzo! Lasciami, lasciami! Come sono sopravvissuto? Ma il fuoco vi fa qualcosa, mica. Ah, beh, sì, ci avevamo già provato, ma non avevamo ottenuto grandi risultati. E prendili tutte e due. No! Ok. Ora che è solo uno. Forse. Però rientra dentro, va? Per favore. Tra l'altro qui oltre a loro c'era qualcos'altro? C'era la pietra confessionale, ok. Bravo, girati. Merda. Sto facendo un sacco di minchiate. Ok. Altri escrementi. Ora, questa zona l'abbiamo finita di esplorare, tutta quanta. Quindi. Cazzo. Corri, corri. Di corsa. Ok. Quindi possiamo tornare indietro. Cioè, in realtà no, perché la capitale profanata non l'abbiamo finita di esplorare. Abbiamo finito di esplorare questa zona della capitale profanata. Ora possiamo salire. Andare dove vi dicevo prima. Ammesso che si trovi qui il posto, perché io non me lo ricordo, sinceramente.
poi andare a aprire le celle. Oh cazzo, perché si è svegliato il gigante? Poco importa. Eccola la pedana. Mamma mia, meno male. Meno male che non sono saliti. Mi guardo intorno perché non so se ci sono oggetti. Lì c'è una pedana di legno. No, ho sbagliato. Vabbè. Un falò. È il momento di giovane. Ah, hai capito! Ma è una mega shortcut, ma a saperlo prima! Ma a saperlo prima! Io però devo capire se lì c'è una parete. No, non c'è una parete illusoria, non penso proprio. Vabbè. Allora, adesso non ci resta che andare ad aprire le celle che sono chiuse. Perché abbiamo le chiavi. E dobbiamo anche trovare il Sigvard, che non so dove si trova. Liscio. E un'altra è morta. Allora, mo qui la zona dovrebbe essere un po' più libera rispetto al solito. Allora, noi dobbiamo scendere. Infatti, mo qui questa tipo si può aprire. Scendere il prigioniero capo. Ci venderanno sicuramente qualcosa di interessante. Non dobbiamo andare di qua. E mo non ci resta che tornare. Ma qui non erano in tre una volta? Vabbè. Non ci resta che tornare alle prigioni che stavano di sotto, perché qui mi sa che abbiamo aperto tutto. In modo da poter. Dove sto andando? Da poter liberare la strega. Qui c'è la shortcut. Evitiamo tutti. Era di qua, vero? Sì. Stai zitto. Oh. Poi. I ratti giganti qua. Mo tocca rifar fuori tutte le cose. Tutti i carcerieri. Mio Dio. Anche perché mi sa che Rasha cucciuta. Lasciarla non penso sia proprio una cosa fattibile. Tutte! Tutte! Ok. Quelle lì mi spaventano. Speriamo che non arrivino qui. Poi ragazzi, prima di concludere l'episodio ci andiamo a potenziare. Naturalmente, anche perché abbiamo un po' di anime e se non sbaglio abbiamo anche una scheggia d'osso. No. Cazzate. Sì, ce l'abbiamo.
Le volevo prendere tutte, ma non ci sono riuscito. Le maledette scale, ti bloccano, non è che ti permettono di salirci sopra. Corriamo di qua. Ci seguono. Fino a una certa. Via. Guarda come cazzo cammina. Ok. Quante ne mancheranno? Ne so 4. E via. Manca l'ultima. Allora, liberiamo subito lei. Mi ero dimenticato di questa. Dicevo, liberiamo subito lei. Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Hmm? Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities, and I am no exception. You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. Is that something you can forgive? Oh, really? You are no ordinary man. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla, and I accept your proposal. Ovviamente il nostro personaggio accetta di salvarla, sia per sfruttare i suoi servigi, ma anche perché comunque sono molto più simili di quello che Carla pensa. Questa cosa dell'abisso forse potremmo sfruttarla nella lore del nostro personaggio. Allora, qui torniamo alla capitale profanata, ma io direi di andare all'altare del vincolo, così ci salutiamo anche. Dopo esserci potenziati e dopo aver scoperto se lei effettivamente può imparare queste piromanzie. Allora, innanzitutto, anime. Bene così. Poi, bruciamo la scheggia d'ossi non morto. Bene. Possiamo potenziare la fiamma della piromanzia. Abbiamo un po' di cose da leggere però, perché volevo leggere le ceneri, per esempio. Dove cacchio sono le ceneri? Sono qua.
Cenere oscura del capo dei prigionieri delle catacombe. Per mettere lanciata va bene. Il capo dei prigionieri usò tutta la sua influenza per ammassare ogni genere di cose, ma è morto prima di poterle utilizzare. Cenere oscura di uno stregone che ha studiato le stregonerie dorate di una terra perduta. Permette all'ancella del santuario di creare nuovi oggetti. Erano chiamati saggi ramati. Alcuni sciocchi hanno provato a imitarli indossando semplicemente abiti gialli. Ok. E poi abbiamo anche il carbone profanato. Carbone usato per l'infusione delle armi. Resti del fuoco che bruciò la città profanata, conservati in un teschio di ghiaccio. Permette al fabbro nel santuario di utilizzare le gemme per infondere armi oscure, sanguinarie e vacue. Ecco, io volevo farla oscura. L'arma. Solo che non so se ce l'abbiamo la gemma che ci permette di farlo. La gemma oscura, sì, ce l'abbiamo. Mi sembra che io volessi farla oscura. Comunque, diamogli le ceneri. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let the iron. Vabbè, lei dice sempre le stesse cose. Gracious, let iron. Allora, vediamo un po'. Qui non mi sembra ci sia granché di nuovo. Chiave della torre abbiamo già aperta, cioè ce l'abbiamo la chiave. Niente nuove armi. Cioè, niente armi nuove, non nuove armi. Vesti di Xanthus. Sembra molto fighe. Abbiamo anche il cappello a punta di Carla e le vesti di Carla. Se avremmo fatto una run da stregone, avevamo un bel po' di armature. Gli anelli sono sempre questi, ok. Niente di che. Poi lei dovrebbe essere... Dov'era? Ma come ricordo dov'è? Qui no. E qui c'era la cosa da... Quella che abbiamo ucciso però. Che ci avrebbe insegnato i miracoli. E allora dov'è lei? Ah, eccola. Ah, there you are. As I said, I am Carla. And I'm grateful to you. Now, what shall we do? The only thing that might interest you is my sorcery, although my dark arts are a detestable sort. That wouldn't interest you. You're a wicked one, aren't you? Very well. Humans are of the dark, and you are no different. Some may avert their eyes, but the truth remains the truth. Be careful, though. Few humans are privy to this knowledge. Let it be a secret, kept between you and I. Yes, del tomo della piromanzia. Oh, a pyromancy tome, have we? And one that resonates with the dark. Yes, well suited to me. Very well. If this is your wish, I will unravel the thing the best I can. Besides, it will be nice to play master for once. Oh, is this a divine tome? What on earth are you thinking? I wouldn't go near a divine tome, or any so-called miracle. And casters of miracles are sure to steer clear of me. So please, don't torture me so. Ok. Ma infatti no, questo è... Però è quello profano, quindi... Vabbè. Allora, le stregonerie oscure non ci interessano, volevo soltanto vedere quali fossero. Sono affinità, manifestazione fisica dell'oscurità dell'uomo, l'amo oscura, attacca con una spada formata dall'oscurità umana. Fiamma nera, avvolge la mano con enorme fiamma nera, questa è la piromanzia. Sfera di fuoco nero, scaglia una sfera di fuoco nero. Minchia. Queste le dobbiamo prendere. Queste due piromanzie.
Tra l'altro io mi ricordo, mi sembra ci sia un miracolo oscuro che invece di generare la spada genera una falce. Peccato però che io questo personaggio l'ho voluto fare piromante, l'abbiamo voluto fare piromante, quindi comunque non importa. Don't stir up any trouble. You're my apprentice. Don't forget. Ah, tra l'altro parliamolo, parliamole. Yes. There is one thing that you should know. There is a darkness within man, and I am afraid you will peer into it. Whether the fear will spark self-reflection or a ruinous nostalgia is up to you entirely. Fear not. Your choice will bring you no scorn. There is one thing, there is a. Ok. Do. Ora che abbiamo imparato queste stregonerie, volevo tornare da lui per Ah, the I. capire quali sono quelle che non abbiamo. Che è l'ondata d'acido che non abbiamo. La prendiamo perché ricordo ragazzi che voglio prenderle tutte. E rinforziamo anche la fiamma della piromanzia. E ci servono altri due frammenti grandi per portarla al più 6. Bene. Do not pick up what. E direi che possiamo salutarci qui, perché, a parte aspettate, prima testiamo un attimo le piromanzie. Allora, tipo, invece di palla di fuoco esplosiva mettiamo la fiamma nera. Ah, la fiamma nera è a combustione maggiore, praticamente. Ok. Allora, riorganizziamoci. Fiamma nera, palla di fuoco esplosiva, arco fiammante di Karthus. E abbiamo detto serpente nero. Vorrei pure usare la fiamma profanata, però ci serve 25 di intelligenza e per la sfera di fuoco nero 20 di fede. Quindi dobbiamo tornare a livellare fede e intelligenza, ragazzi. Pensavo di averle portate comunque a livello. No, in realtà non abbiamo portato a un livello 20-18. Welcome. Quasi, quasi. Then hey. Vediamo se possiamo fare due livelli. Mi sa di no, mi sa soltanto uno. Neanche uno. Farewell, Ashley. Vendiamo delle cose, ragazzi. Ah. Vendiamo delle cose tipo le pillole. Abbiamo 5 pietre purificanti. Contrasta maledizioni di non morte e cura la vacuità. Non ho ben capito com'è che si applica, però. Cioè, non ho capito come funziona. Ah, dobbiamo anche, prima di andare, infondere la nostra arma. Dagli il carbone a lui. Lords, where did you happen upon this comb? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not, your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Bene. Tu non ti devi preoccupare di quello che faccio. Dov'è? Gemma oscura, eccola. Dovrebbe essere questa, quella che voglio io. Farà danno da oscurità. Era oscura, giusto quello che volevo fare io? Spero di sì. Vabbè, che tanto possiamo poi rinfonderla, penso. Ok, scalerà B su intelligenza e fede. E farà danno all'oscurità.
Prithee, be careful. Adesso abbiamo, ragazzi, la nostra falce oscura che dovremmo testare poi. Ok, e possiamo fare un livello, mi sa? Sì, giusto uno. E come livello facciamo fede, la portiamo a 20, perché almeno possiamo poi utilizzare la cosa, la piromanzia della sfera di fuoco nero, che penso che si metterà al posto della sfera di fuoco. E ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto, ci siamo un po' potenziati. Nel prossimo episodio non so se continueremo la capitale profanata oppure andremo in un'altra zona, ragazzi, che abbiamo già visto ma che non abbiamo esplorato, che forse arrivati a questo punto sarà meglio fare, è una zona facoltativa. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto come sempre, e noi ci vediamo al prossimo episodio di Dark Souls 3. Ciao a tutti, ragazzi!